Proseguono i lavori su diverse strade del territorio della Tanagro, degli Alburni e del Cilento per la manutenzione e il miglioramento della sicurezza. Nei prossimi giorni sono previsti provvedimenti al traffico lungo la strada statale 18 VAR Cilentana nell'ambito dell'intervento di manutenzione programmato per il consolidamento e la conservazione di alcune opere d'arte situate nel territorio comunale di Agropoli. A partire da lunedì 17 gennaio e fino alla fine del mese di febbraio verrà attivato il senso unico alternativo tra il chilometro 102-850 e il chilometro 103-350 per consentire l'avanzamento dei lavori in corrispondenza del sottopasso di scavalco alla strada comunale via Bolivar. In particolare, i lavori consisteranno nella realizzazione di nuovi muri d'alle in cemento armato su ambedue i lati della scarpata stradale, con il rifacimento dei cordoli in cemento armato per l'installazione delle nuove barriere marginali conformi alle normative vigenti. Nel comune di Acquara invece proseguono i lavori di miglioramento della sicurezza stradale della strada provinciale 12 interessata da caduta massi da un costone prospiciente. L'intervento per il cosiddetto masso di Acquara è realizzato dalla provincia di Salerno grazie al finanziamento di 4 milioni e 800 mila euro della regione Campania. Non si tratta solo della rimozione del masso che interrompeva la viabilità, spiegano dalla provincia, ma di mettere in sicurezza tutta la strada interessata da un grave smottamento del costone roccioso. L'arteria è importante in quanto collega Acquara con i comuni di Ottati, Sant'Angelo a Fasanella, Controne, Corleto Monforte e Castelcivita. Un intervento è previsto infine anche per i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 341 in località San Francesco tra i comuni di Caggiano e Salvitelle. I tecnici della provincia di Salerno, infatti, hanno fatto un sopralluogo nei giorni scorsi per lavori che porteranno alla creazione di un nuovo tracciato di circa 250 metri interno alla carreggiata di circa 10 metri di profondità, bypassando il punto di frana.